Ne parliamo anche con il direttore Aurelio, se non vado errato, in diretta con noi. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera, buonasera a voi. Grazie di aver accettato il nostro invito. È un onore, figuri. Allora, cosa sta accadendo in casa Trebisacci con i tifosi un poco imbufaliti, diciamo, no? Perché contestano particolarmente la squadra. Purtroppo, diciamo, stiamo vivendo un momento non facile, soprattutto dal punto di vista dei risultati. E abbiamo avuto una serie di partite che dal punto di vista, diciamo, giocato è andato benissimo sul campo, male per quanto riguarda i risultati. Abbiamo ottenuto i complimenti, diciamo, degli allenatori e delle squadre avversarie, vedi la partita di Isola, la partita con il Sersale, però ahimè zero punti sia Isola che Sersale. Isola abbiamo perso 1-1, abbiamo perso 2-1, una partita ribaltata in 5 minuti, Sersale un autogol sfortunato allo scadere. Oggi il Trebisaccio è sceso in campo, non era, diciamo, non ha dato il meglio di sé, bisogna dirlo. Diciamo, come scusante, come attenuante, c'è comunque la mancanza dei due centrocampisti titolari, di Vigneri e di Bellizza soprattutto, giocatori di esperienza, per noi fondamentale in quel ruolo, senza comunque nulla togliere alle persone che hanno giocato e hanno dato il massimo. Di fronte direttore, una domanda, sì, per andare un po' al nocciolo, sì. Ma il problema alla fine era il tecnico o sono i giocatori? O sono altri problemi? Io credo che adesso sia subentrato anche un blocco psicologico, la paura nei giocatori a vincere la partita, perché è impossibile, una squadra è costituita, diciamo, da elementi comunque di spessore, non lo dico io, lo dice il curriculum, lo dice i campionati che hanno giocato, sia in eccellenza che in categorie superiori, vedi Naglieri, vedi lo stesso Vitale, vedi Galantucci, Maio, Bellizza, Viterizzi, cioè, sono tutti giocatori che hanno disputato campionati importanti a vincere, hanno vinto campionati anche di categoria superiore. Il problema adesso è subentrata questa problematica, dobbiamo cercare di sbloccare subito, diciamo, le partite e di ottenere i tre punti. Questo è secondo me il nocciolo della questione. Vincenzo. Sì, buonasera direttore, avete costruito la vostra classifica con 20 punti in casa e fuori casa, 21 punti in casa e sinceramente fuori casa non avete mai fatto bene, siete dietro a Roggiano, insomma, però se cominciate anche a perdere punti in casa, tipo oggi pareggio, forse poi il campionato diventa difficile alla luce di quello che sta succedendo in Serie D, ecco. Sì, è vero, non posso che darle ragione, dobbiamo subito invertire la rotta perché, diciamo, la situazione comunque comincia ad essere pesante, però io, diciamo, faccio pieno affidamento sia sulle capacità del mister Navigato che sulle capacità stesse della squadra. Bisogna riavvicinare anche i tifosi, no? Perché l'aiuto dei tifosi è importante. Sì, ecco. Io faccio un appello ai tifosi stessi di starci vicini, perché comunque abbiamo bisogno anche di loro. Oggi si sentiva la mancanza, diciamo, del loro incitamento sugli spalti. Certo, chiaramente loro avranno le loro motivazioni, però è giusto anche aiutare nei momenti di difficoltà, non solo contestare. Sì, Vincenzo. Sì, insomma, Galantucci si è un po' fermato, puntavate molto su di lui, però c'è qualcun altro che vi potrebbe dare una mano, i gol sono pochi, no? Sì, purtroppo la situazione, diciamo, noi avendo solo Galantucci non abbiamo avuto la possibilità di intervenire sul mercato, diciamo, di dicembre, quindi di puntellare l'attacco. Le squadre sanno che noi facciamo riferimento su quei due o tre elementi lì, diciamo, lì in avanti. E vuoi un po' per bravura degli avversari, vuoi perché comunque il calo fisiologico nell'arco del campionato ci sta, stiamo spagando lo scotto. Comunque Alessio, diciamo, Galantucci è sempre un giocatore che comunque nella prima parte ha fatto comunque già 10 gol, Naglieri, sì, diciamo, ha fatto 4-5 gol, diciamo, giocando da dietro, non da prima punta. Certo, ma lui ha questa caratteristica, ecco, perché sì, forse nella squadra manca un vero centravanti, no?
Sì, manca una prima punta di ruolo. Io avevo cercato a dicembre di cercare un qualcuno che rispondesse a queste caratteristiche, però non mi è stato possibile, un po' diciamo per mancanza effettivamente di giocatori con queste attitudini, un po' anche per una questione di carattere economico, cercando di abbinare l'utile al dilettevole, diciamo. Certo, la partita con il Castoro Villari arriva insomma in un momento sì, non proprio sì, non aiuta per noi, diciamo. Sì, per noi diciamo è comunque una partita importante dove dobbiamo cercare di fare assolutamente punti, perché dobbiamo smuovere comunque la classifica settimanalmente e conquistare comunque punti anche fuori casa, perché se sbagliamo, come già ha detto lei, anche in casa dobbiamo fare perlomeno bottino anche fuori.